Sette musei d'arte situati nel centro antico di Napoli hanno sottoscritto questa mattina un accordo per legarsi in un percorso ideale, una via dei musei che attraversa i Cardini e i Decumani nella zona di Via Duomo. Sono il Museo Civico Filangieri, il complesso di San Severo Alpendino, il Pio Monte della Misericordia, il complesso dei Girolamini, il Museo del Tesoro di San Gennaro, il complesso Donna Regina e il Madre. Dal 1 aprile chi visiterà uno di questi musei avrà diritto a un biglietto ridotto negli altri. È un cammino comune che intraprendiamo con la volontà di parlare al turista e al cittadino e penso che ci sono tutte le potenzialità per far crescere questa iniziativa e per riuscire ad essere veramente in qualche modo una calamita, un punto di aggregazione anche per le altre realtà intorno a Via Duomo che si stanno aprendo o che sono già esistenti ma sono in fase di rilancio. L'avere la coesione, avere il progetto, il programma comune è un accrescimento interessantissimo perché consentiamo al visitatore di essere accompagnato su un percorso che è un percorso studiato per dare continuità ad una storia. Parliamo del Caravaggio, poi arriviamo al Madre dove abbiamo il Nero che ci unisce e questo è molto bello. E raccontiamo anche la storia vera di Napoli, che è la storia fatta di arte e di misericordia. Per quanto ci riguarda, è fatta di misericordia e di arte. L'iniziativa, presentata nel Salone della Quadreria del Pio Monte della Misericordia, prevede l'impegno dei sette musei a collaborare in attività e programmi comuni. La prima fase di sperimentazione di questa originale messa a sistema andrà avanti fino al 21 giugno. E questi sette musei tutti insieme rappresentano il più grande museo del mondo, non solo dal punto di vista degli spazi, ma anche per lo straordinario patrimonio artistico, culturale, emozionale che viene offerto in primo luogo ai cittadini di Napoli che sempre di più devono riappropriarsi del patrimonio ineguagliabile che la città possiede e custodisce, e poi anche per i tantissimi turisti che ormai sono una realtà costante della vita della nostra città. Abbiamo polverizzato record che già sembravano eccezionali, quindi abbiamo ripreso pienamente il nostro posto tra le grandi città d'arte europee e con la qualificazione dell'offerta e migliorando la promozione possiamo porci ora nuovi ambiziosi traguardi, perché quell'affermazione che Napoli può diventare la capitale mondiale del turismo non è un sogno, ma può diventare, forse prima di quanto avessimo osato immaginare, un obiettivo conseguibile.